L'esperienza tecnica. Con l'esperienza tecnica puoi praticamente comprare le navi o i moduli skippando, diciamo, la nave di linea, per intenderci. Eh sì, non mi spotta il lì di loro. Dici che sta lì? Me lo spotti tu? Perché l'Alexi sta là? Che vuole fare questo? Sa qualcosa che noi non sappiamo, questo con l'Alexi. Dov'è? Sentite, dobbiamo vedere qualcosa però, se no non spariamo. Il colpo della massa è un po' scorno, vedi, un po' a parabola, un po' fastidioso da utilizzare. Oh, deciditi dove vuoi andare, destra o sinistra? Proviamo, ma non penso che continuerà da quella parte. Come si aprono? Wow. Attago, stanno pushando forte dall'altra parte, dobbiamo... Chi è che cavolo... Che cavolo mi spara? Un attimo. Cacchio di pensacola, non si vuol far colpire. Il molotov lì non capisco cosa ci stia facendo, però vabbè. Si è messo nei guai. Vabbè, fai che cavolo vuoi, guarda. Boom, Molotov. Vabbè, è normale. Molotov stava in E6, non si sa per quale motivo. Ah, finalmente hai ricevuto il messaggio. Ce l'hai da quella parte. Vediamo se la York va giù. La nave, guarda, alle volte c'è una differenza tra i colpi. Quello è rimasto dietro da un'ora. Oh, se non lo trovi, non so dov'è, non ho idea di dove possa essere il cacciatorpediniere loro. Non ne ho idea, non è stato ancora spottato. Boh. Fatto sta che noi abbiamo la Ismail AFK, strano, come mai? Non ci capitano mai le navi AFK. Madò. Perdiamo navi. Sì, ma che push che dobbiamo tornare indietro a dare copertura. Proviamo su quello, vediamo. Ha pochissima vita. Aveva. Dobbiamo tornare verso la base, stanno pushando troppo, il Fuji non sta sulla destra. Com'è che non l'ha visto quello? Buona. Ah, vabbè, potevo evitarlo sto colpo. La Ismail si è svegliata. Fubuki è morto.
Come cavolo è che è morto il Fubuki? Chi è che l'ha spottato? Guarda quante navigano sulla destra, guarda. Coprite la base, miseria ladra. Non vedete che sono tutti in base, stanno. Ora mi esce l'affuso sulla destra. Aspetta che c'è anche il Miyoko. C'è un po' di tutto per la verità. Basterebbe anche una porteria che rallentasse un po' i nemici. Quello ha messo il fumo. Raga, che vi devo dire? Io sparo ogni 30 secondi, non... Che vi devo dire? Cioè, più di questo non posso fare. Quella del Miyoko poteva darmi anche il colpo devastante, eh. Perché non me l'ha dato, miseria ladra? No, mi sono schiantato contro cosa? Dai, Ismail, ma c'è il Fujun. Ma no, voglio, ce la facciamo. Buona. Bravo. Devi solo spottare il DD e non devi fare nient'altro. Vabbè, perdiamo anche la New Orleans, dai. If you can, eh. Dovrebbe finire il fumo a breve. Guarda quello che rimane con uno sputo di vita. Vabbè, non spreco la salva per lui. Faccio fare le secondarie. Oh, spot il DD, spot il DD. Bravo. Mia. Ciao Ettore. Good evening. Dobbiamo andare sull'attacco che potrebbe aver torpato. No, si siluri di chi? Del Fujun, non li ho letti. Non li ho letti, non li ho letti. Mi tengo la falla. Fanno male si siluri. Purtroppo non l'ho letta. Vabbè, non è che posso leggere tutto manco. Questi fanno abbastanza male. Più che altro perché non ho neanche la riparazione che avevo usato prima. Ha avuto il tempo di lanciarli. Pensavo che non li avesse carichi. Vabbè, pazienza. Quello va sul bordo mappa. Non mi conviene più avanzare verso il la magia. Andiamo verso la fuso. Lasciamo stare la magia, scusa, verso la tago. Facciamo avanzare eventualmente la portaerei e se la vedrà lui. Cerchiamo di recuperare un po' di vita e di affrontare le corazzate. Anche perché... What? Ma con tante navi perché sparate tutte a me? Voglio capire sta cosa. Ma che c'è? Un complotto? Non è regolare. Beh, ecco. What? L'ha colpito la magi? Gli è arrivata una sberla non so da quanto. Cioè... Mio Dio! Fa malissimo quel colpo. Non so quanto gli hanno fatto. Che one shot. Guarda, sta Tago B ha rotto già tre quarti. Non vi dico di cosa. Carolina full vita. Ismail che non so dov'è. Forse lontana. Vediamo. No. Dovevo colpirlo questo. Buona. Bravo. Ottimo drop.
Ho sparato, vediamo che succede. Arriva la portieri, via l'aereo. Quelli sono tutti full vita, eh. Mancata perforazione. E qui non ci voleva la mancata perforazione. Un attimo, perché la Tago se ne va di nuovo dalla visuale. Dobbiamo... Brava la Oba, attenzione. Da dove la Oba? Incredibile, mitica Oba lo va a pescare. Spariamo a 5-8 noi con l'antiaerea. Dobbiamo solo tenere. Hanno la Izma. Quelli lì sono full vita. Noi siamo messi un po' male con i punti vita. Potremmo provare. Io la pusherei anche quella Carolina. Però nell'uno contro uno. E potrei, diciamo, provarci. Però se mi spunta l'altra è un problema. Però arriva anche la portaerei. A questo punto io andrei. Provo. Mi avvicino un po' di secondaria e via. Perché l'altra Carolina secondo me non ha tiro. C'è solo questa qua. 37 contro 65. Però c'ho supporto portaerei e compagni. Quindi si mette lui in una situazione spiacevole. Anche se ha più punti vita. Eh no, quella Izmail però mi rovina un po' i programmi. Mi rovina un po' i progetti la Izmail. La Izmail mi rovina un po' tutto. Non doveva esserci la Izmail. Porca miseria ladra. Guarda, da dove cacchio è uscita sta Izmail? Mi ha fregato la Izmail, guarda. Mi ha fregato lui. Porca vacca. Mi affonda a breve. Appena spara mi affonda. Incredibile. Via l'aereo, caso mi arrivano i bombardieri. Ben fatto, grazie. Questa Izmail, ripeto per la terza volta, è uscita dal nulla. È veramente uscita dal nulla la Izmail. Non l'avevo proprio considerata come... Incredibile. Sopravviviamo non so come. Non è stata facile sta partita, eh. Si era messa una situazione un po' complicata. Meno male che siamo tornati indietro e abbiamo dato supporto. Mo prendetevi un po' voi di colpi, perché io già ne ho presi troppi. Abbiamo fatto 127.000. Qualche cittadella in più poteva entrare. Armi secondarie sono entrate. Adesso spariamo ogni 20 secondi con il talento attivato, che non è poco, eh. Non è assolutamente poco. Se riuscissimo a a limare un po' il danno sulla portaerei, però al momento è troppo lontana. Sulla Carolina non ho tiro perché c'è l'isola. La Oba... Oh, si è comportata bene sta Oba però, eh. Io il più uno glielo faccio. Poi non ho ancora capito che ha dato quella botta sull'affuso, perché a un certo punto ho visto la barra bianca e la kill sulla Cleveland. Cioè il Cleveland ha fatto la kill. La cosa classica, no? Quando magari la kill è mia e poi se la prende un altro che dall'ultimo colpo, per assurdo. Vabbè, quando voi fate il colpo più potente. Ma no, ragazzi, la Oba ha giocato molto bene. Bravo. Io il più uno te l'ho dato.
Più a destra. Oh, quanto scappa questo? Ha messo il turbo. Hai messo il turbo. Miseria ladra. Vabbè, stiamo arrotondando e questi danni vanno più che bene alla fine. Ce li portiamo a casa. Ce li portiamo. Ce li portiamo e ce la portiamo a casa la portaerei, quindi è tutto. Portiamo tutto a casa. 152. Confederato, attivando il talento del capitano, esperto di scontri ravvicinati, Dreadnought. Tre città delle tre kill. È vero che eravamo contro navi anche di livello inferiore, però se considerate come si è evoluta la partita, direi che è un miracolo anche che l'abbiamo vinta, mi verrebbe da dire. Rapporto dettagliato, abbiamo fatto male a chi? A un po' di tutto abbiamo sparato. Le armi secondarie hanno fatto un danno di 21.700, incendi 17.700. Non ho mai sparato le HE, ovviamente qui è merito delle armi secondarie. Come crediti andiamo in positivo di 561 e 368 senza il premium. Quindi direi buono. Wait for them to ask you who you know. Please don't make